Ciao amici da Frank Bianconero, benvenuti, ben ritrovati e grazie per il seguito e continuiamo a lasciare l'iscrizione, a lasciare un like e dirmi nei commenti cosa ne pensate. Perché è importante secondo me fare un po' di rumore, fare un po' di caos, cercare di difendere, ripeto, la Juve fuori dal campo, che è la cosa più importante. Ragazzi, io parlo per me e ovviamente credo che un messaggio sia trasferito a tanti. La Juve è in amore. La Juve in amore, come in amore ci sono stati degli errori, avranno sbagliato qualcosina, però non si lascia sola. E chi la lascia sola, ripeto, perché è capace di barattare un amore per qualsiasi cosa. Per la vile moneta, per leccare il culo ad altri canali che hanno tanti iscritti. Questa cosa qua non va bene, non va assolutamente bene. C'è gente che fa programmi insieme che fino a 10 minuti fa mette video su vari social, dicendo Juve ladra, postando cavolate, dicendo cavolate inesattezze. Perciò io come posso fidarmi che quello sia un tifoso della Juve? Detto ciò, andiamo avanti. Detto ciò, andiamo avanti. Vi voglio dire anche che Sky DAZN stanno cagando loro sotto e stanno dando risultati alla Lega. Si sta cagando tutti sotto perché Abodi continua a parlare, non parole inutili. Addirittura Salvini, pensate un po', Salvini addirittura dice che oggi sono le altre squadre, vuol dire che la Juve dà fastidio, perciò c'è qualcosa che imbolle in pentola. Secondo me Abodi sta tirando per il cravattino Gravina, che da una parte non ci vuole sentire, da una parte da interista qual è e da UEFA che è, da Ceferiano che è, il suo unico scopo è quello di uccidere calcisticamente la Juve. Non ci riuscirà mai perché la Juve non l'ammazza, non sono riusciti nel 2006, che le hanno tentate tutte per poi far uscire le telefonate dopo i 5 anni, dando a destra e a manca prescrizioni, giusto per far capire la classica associazione che è stata colpita soltanto una società, colpita nel segno, colpita con perdite, colpita in maniera bella, precisa, distinta, e così è. Così vogliono fare quest'anno, ma è diverso, perché noi stiamo riuscendo ad essere compatti, come dico sempre, fuori dal campo. E Sky DAZN che cercano di, diciamo, non sottolineare troppo questa disdetta, vi posso garantire che le disdette ci sono, non sono i numeri, non sono forse 500.000 che sono usciti sul giornale, ma sicuramente siamo almeno alla metà. Questo è poco ma sicuro, perché sconti, messaggistica, sondaggi da parte di queste TV sono enormi, e guarda caso subito dopo la sentenza, dal lunedì dopo Juve-Atalanta sono successe tantissime cose, perciò loro non vogliono enfatizzare questa notizia proprio perché per non dare adito. Addirittura si affidano a personaggetti con la spunta blu nei social, addirittura che lavoravano nella TV pubblica, per far pubblicità a loro dicendo non è vero niente. Vediamo un po', vediamo un po'. E grazie, anche se penso che sia stata la Juve, penso sia stata la proprietà, ed è giusto che si faccia sentire, non attraverso il suo gruppo editoriale, perciò dal giornale La Verità e non mi ricordo che altro giornale, giù le mani dalla Juve 8 milioni, ma non siamo nemmeno 8 milioni, siamo almeno 11 e ci dobbiamo far sentire. Ognuno ha la propria protesta perché stiamo dimostrando ancora più maturità, senza striscioni, senza rincorrere nessuno, ma soprattutto una protesta civile. Addirittura ci sono personaggi che chiamano Webete, ex direttori di Corriere, di Tutto Sport, che si permettono di giudicare stupidi i tifosi della Juve che annullano l'abbonamento. Perché io dovrei questo schifo di FIGC, questo schifo di calcio, io dovrei pagare per vedere quelli che devono vincere in maniera non tranquilla, perché alla fine comunque questo sarà un campionato segnato dalla FIGC. Mi dispiace per quelli che lo vinceranno dopo 35 anni, ma sarà come quello del 2006. Di cartone, questo mezzo cartone, ma comunque segnato per motivi, diciamo, per motivi, come si dice, legislativi inventati, diciamo giuridici a livello di FIGC, insomma una decisione della FIGC. Detto questo, andiamo a provare a parlare di calcio giocato. Juve-Lazio domani. Juve-Lazio domani che parte con una notizia. Poteva mai succedere in 2 anni una gioia alla Juve? Mai una gioia. Pogba doveva giocare domani, si è rinfortunato, indolenzimento al flessore, perciò anche domani tac,
Pogba non c'è perché c'erano pochi motivi per continuare a vedere ancora quest'annata di calcio. Questa era la curiosità di vedere Pogba, che non ci sarà. Questo è arrivato da aprile che non gioca una partita, è arrivato marcio fisicamente, parlo del ginocchio, ed è uno di 1,90, di 100 kg, e difficilmente lo vedremo quest'anno. Stanno dicendo forse una fesseria, ma difficilmente lo vedremo. Giochiamo contro una squadra che sta giocando bene, gioca bene Sarri, ma spesso se togliamo quel famoso diciamo, calcio d'angolo di Koulibaly, spesso Allegri è riuscito, diciamo, a scardinare, perché anche quest'anno la miglior partita è stata contro la Lazio, 3-0, allargando il gioco perché loro giocano in maniera stretta. Loro allargando il gioco, la Juve gli ha fatto 3 gol, ne poteva fare altri 3 e così via. Perciò io dico che sarà una bella partita. Ritorna Cuadrado, c'è Chiesa titolare, c'è Vlahovic titolare, non si sa se dovrà o giocherà con il 4-3-3, premettendo sempre Allegri che è una partita che si può decidere nei 120 minuti e bla bla bla. Secondo me Di Maria va in panchina ed entrerà a partita in corso. Centrocampo è quello, Paredes si sta deludendo alla grande, a me per primo, perciò giocherà il solito, Locatelli, Rabiot, Fagioli. E vedremo se metterà Miretti dal primo minuto, non so in che maniera giocherà, se un 4-3-3, se un 3-5-2. Per come gioca stretto, soprattutto in fase di difesa, la Lazio, beh, un 3-5-2 spesso può andare bene, avendo la capacità e la bravura di cambiare il gioco da un lato all'altro, perché sennò siamo punte da capo, perché ragazzi va bene tutto. Le prestazioni del primo tempo come col Monza ne abbiamo fatti tanti in quest'anno e mezzo, perciò non è questione, però non si può dire nemmeno che i giocatori possono essere dei robot start and stop, nonostante tutto quello che sta succedendo. Guardate che non è mai successo che una squadra d'Amblè durante la stagione gli tolgono 15 punti. C'è tutto un po' di storto, c'è il signore che ha deciso così, però non so se questa volta andrà a buon fine il loro disegno contro la Juve. Noi continueremo sempre a difenderla, io parlo sempre fuori dal campo. Come sapete, il mio mantra, la fede, l'amore per la Juve non si baratta per nessuna cosa al mondo. Perciò noi dobbiamo far sì che in campo discutiamo. Anzi, ripeto, domani vi aspetto la mia live reaction dalle 20:30, perché dobbiamo essere tanti, perché dobbiamo anche mutare sta TV, perché domani c'è Trevisani come commentatore di Juve Lazio. Perciò ci mutiamo tutti, venite nella mia live, sostenete il canale. Parliamo di calcio, di quello che succede durante la partita, domande, starà Luca, Raffo, Dario, vediamo chi ci sarà vedendo la partita e ci divertiremo, sperando di portare fino in fondo questa Coppa Italia, di onorarla, di cercare di vincerla. Poi ce la toglieranno? Non si sa. Intanto per fermare la Juve hanno bisogno per forza di disegni legislativi inventati, parlo a livello sportivo, perciò vedremo cosa succederà. Ciao amici da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale, continuate ad iscrivervi. Ciao a tutti, buona serata, sempre Forza Juve.